In viaggio tra fede, arte e cultura, questa settimana ci porta a Nola. Siamo sotto l'ingresso della cattedrale basilica giubilare dedicata a Maria Santissima Assunta in Cielo, un luogo ricco di storia, ricco di fervore religioso, un ruolo che rappresenta il fulcro della devozione di Nola e dell'intero territorio nolano. Con noi ad intraprendere questo viaggio alla scoperta delle ricchezze custodite in questa chiesa, in questa basilica, è il parroco Don Domenico De Risi. Buongiorno Don Domenico. Buongiorno a voi. Come dicevo, questa è una basilica giubilare dedicata alla Madonna Santissima Assunta in Cielo, ma è anche la casa di due santi, di due vescovi, di due figure importantissimi per la religione, per la Chiesa, San Felice e San Paolino. Sì, indubbiamente San Felice è il primo vescovo di Nola, protovescovo, morto nel 95 in età apostolica, quindi durante la persecuzione di Domiziano. E poi c'è San Paolino, che è uno dei padri della Chiesa Latina, e quindi sta qui. Le reliquie di San Paolino stanno dal 1909, furono donate da Pio X in occasione della riapertura al culto della cattedrale. San Felice, il sepolcro di San Felice è venerato nella cripta della cattedrale, che è il luogo di culto più antico della nostra diocesi, perché risale al primo secolo. Ma partiamo dalla intitolazione della Chiesa alla Vergine Assunta in Cielo. Dopo entreremo e vedremo sull'altare maggiore una bellissima struttura in cartapesta. Le origini di questo luogo di culto? Ma Nola ha avuto varie cattedrali, questa non è la prima, speriamo che sia l'ultima, perché la cattedrale antecedente, che era barocca, fu bruciata il 13 febbraio 1861, un giorno molto particolare, perché chi conosce un po' di storia sa che in quel giorno capitolò la fortezza di Gaeta e quindi finiva il regno delle due Sicilie, fu cannoneggiata dal generale Cialdini. E quindi lo stesso giorno, di notte, mentre erano in corso le 40 ore di carnevale, furono spalmate di pesce e cosparse di benzina le travature in legno, le capriate della vecchia cattedrale, e fu appiccato il fuoco. Chi ha bruciato la cattedrale? Questo è un mistero. E nel senso che mistero meno mistero, perché sappiamo che la matrice fu dolosa, non fu un incendio naturale, dolosa è legata alla massoneria e ai liberali. Peraltro qualche mese prima era stata bruciata una parte dell'abbazia di Casamari, perché aveva dato ricetto a truppe borboniche. Quindi in quel giorno fu dato questo chiaro segno che era finita l'alleanza, per così dire, tra trono e altare, con gli ultimi Borbone, non certo con il primo, con Ferdinando IV, che sciolse anche la Compagnia di Gesù, insomma quello era un po' anticlericale, pensiamo alla figura di tanti altri anticlericali che stavano lì a Napoli, anche il Tanucci per esempio, ma gli ultimi Borbone viceversa erano molto legati alla gerarchia ecclesiastica eccetera, per cui questo segno fu molto chiaro, era finita quest'epoca. Il giudice istruttore dell'epoca, lo sappiamo da fonti, additò i reali colpevoli dell'incendio, a quanto pare, però fu trasferito e dopo un mese si seppe che era morto. Dall'incendio alla ricostruzione, quando è che è stata avviata l'opera di restauro e di restituzione di questo stupendo luogo di culto alla comunità? Ma i lavori furono iniziati pressoché subito sotto il vescovo Formisano, ma ebbero un iter travagliatissimo. Peraltro finirono i fondi stanziati dal governo all'uopo e peraltro anche la fabbrica della cattedrale, che era stata avviata,
fu demolita perché si vide che minacciava di crollo, cioè c'erano dei difetti strutturali, eccetera. E in effetti è durato 48 anni, possiamo dire, questo cantiere. E la parte finale, lo sprint finale ai lavori della cattedrale fu data alla fine dell'Ottocento dal vescovo Monsignor Agnello Renzullo, che era un napoletano, era stato già vescovo di Isernia e Venafro. E anche là aveva dovuto riparare i danni apportati dal passaggio delle truppe garibaldine, ecco, a vari edifici di culto, tra cui la cattedrale. E questo santo vescovo, morto in concetto di santità, ora è servo di Dio, tutto diede per la restituzione al culto della cattedrale. Si impegnò in prima persona al pagamento di quanto era necessario per la conclusione dei lavori. Quindi noi dobbiamo dire che la fine di questi lavori è dovuta proprio agli sforzi di questo santo vescovo, che peraltro, siccome era stato a Napoli parroco della parrocchia dell'Ascensione a Chiaia, godeva di amicizie anche in altri luogo a Napoli, di aristocratici eccetera della zona di Chiaia, e quindi poté, è vero, usare queste amicizie per avere un poco di fondi, di elemosine per la cattedrale di Nola, che appunto è questa che noi vediamo. E allora entriamo all'interno della cattedrale a vedere le sue strabilianti ricchezze e intraprendiamo questo viaggio in compagnia di Don Domenico De Risi e di tanti altri ospiti che dopo ci raggiungeranno. Esta sed, pues nada de lo que hay en este mundo puede llenar mi ser como lo hace. La cattedrale è anche parrocchia ed è quindi giusto mettere in evidenza le attività che vengono realizzate all'interno di questa comunità parrocchiale. Sì, intanto, come non tutte le cattedrali sono parrocchia, e quindi qui il parroco, che sarei io, ha un doppio titolo di parroco della cattedrale e rettore della cattedrale, parroco della parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo e rettore della cattedrale. Sono due realtà che si intersecano, si incrociano. In effetti il vero padrone di casa in una cattedrale è il vescovo, e infatti la cattedra vescovile è il simbolo della sua attività di pastore e di maestro della diocesi. Qui risiede anche la parrocchia della cattedrale, che conta circa 4.000 anime su per giù, e ha delle attività, insomma, come tutte le parrocchie, però ha una vocazione particolare, che è legata all'essere ospitata questa parrocchia nella cattedrale, per cui quando ci sono i momenti di celebrazione diocesana o comunque cittadina, la parrocchia della cattedrale cura l'aspetto logistico, l'aspetto dell'accoglienza e in parte anche l'aspetto liturgico cerimoniale viene curato dal seminario, ecco, nelle messe. E dicevo, come tutte le parrocchie, ha una sua attività, c'è l'Azione Cattolica, c'è la Caritas, peraltro la cattedrale poi come cattedrale ospita due associazioni interparrocchiali, l'Associazione del Santissimo Sacramento e la Compagnia di San Paolino, che è un'associazione molto bella che raccoglie tutti i devoti di San Paolino, di Nola. È stata recentemente istituita e li forma, perché ogni mese c'è una riunione, il 22 di ogni mese una riunione mensile. La Compagnia di San Paolino peraltro si interfaccia con la Fondazione Festa dei Gigli, anche se il compito della Compagnia riguarda la disciplina dell'aspetto religioso della festa. E probabilmente anche la diffusione del culto paoliniano. Certo, soprattutto, prima di tutto, da parte dei devoti e degli associati, i quali cercano di vivere il Vangelo secondo quelle modalità che ci sono state indicate da San Paolino di Nola. Nella cattedrale c'è anche il capitolo dei canonici, e un utile, indispensabile servizio è svolto dal penitenziere, che è uno dei canonici del capitolo, il quale ogni giorno è presente, e vengono qui tantissime persone per confessarsi. La cattedrale è in piazza, quindi ci entra chiunque,
dal curioso a chi vuole pregare presso la tomba di San Felice o di San Paolino, anche chi vuole sentire un po' di buona musica, perché in cattedrale ogni domenica alle 11:30 c'è una messa organistica e poi in occasione dei pontificali canta il coro diocesano di Nola, che è un complesso corale di tutto rispetto che insieme all'attività liturgica affianca anche una attività concertistica. Espíritu de Dios, siamo con la dottoressa Tonia Solpietro, responsabile dell'ufficio beni culturali della diocesi di Nola. Dottoressa Solpietro, siamo all'interno della cattedrale che ha una lunga storia, ha delle origini che si perdono nei secoli. La cattedrale di Nola è un monumento antichissimo che ha subito diverse vicissitudini nel corso del tempo, ma è il luogo rappresentativo della storia della diocesi di Nola. È qui che nasce praticamente il luogo di culto più rappresentativo dell'intera diocesi. Una cattedrale che rimonta alle sue origini a tempi veramente remoti, che nasce intorno al culto del protovescovo Felice, il cui sacello si conserva al di sotto appunto della cattedrale, e una dedicazione alla Vergine molto antica che si sviluppa probabilmente in epoca alto medievale con la costruzione, l'elevazione di un'apposita basilica al di sopra del sacello feliciano, una cattedrale che conserverà da sempre l'intitolazione alla Vergine e che nel corso dei secoli vedrà appunto un importante rifacimento, soprattutto in epoca tardo cinquecentesca, in particolare dopo il crollo avvenuto nel 1583 e le fasi successive di ricostruzione ad opera dei vescovi Fabrizio Gallo e Giovan Battista Lancellotti, che proprio a seguito di questo evento e alla ricostruzione della cattedrale la dedicheranno ancora una volta alla Vergine e ai santi Felice e Paolino, anche se in antico la cattedrale è stata sempre dedicata alla Madonna. La cattedrale poi ha subito un altro disastroso evento appunto nell'Ottocento, nel 1861, quando fu devastata da un incendio e ricostruita subito dopo, inaugurata ai primi del Novecento, e ancora una volta sarà dedicata alla Vergine, la cui effigie è presente proprio nell'abside in tutta la sua magnificenza. Nell'abside la grande statua della Vergine Assunta, titolare di questa cattedrale, un'opera monumentale realizzata agli inizi del Novecento, cosa importante, in cartapesta da un noto scultore del primo Novecento, di fine Ottocento, primi Novecento, Salvatore Cepparulo, che realizzerà anche per questa imponente cattedrale nolana il soffitto che copre la navata, anch'esso in cartapesta e con al centro un notevole dipinto con il nostro protovescovo Felice posto appunto sulla città di Nola, opera di Salvatore Postiglione. Vieni pure me, Spirito di Dio.
Siamo all'interno della Cappella dell'Immacolata, che ha alle sue spalle una storia particolare. Quale? È l'unica cappella questa della nostra cattedrale che si è salvata dal rovinoso incendio del 1861 e conserva nella zona absidale ancora l'impianto tardo cinquecentesco, una cappella di patronato dell'antica e nobile famiglia Barone, che commissionarono a due importanti scultori napoletani di fine Cinquecento questa meravigliosa icona, quella dell'Immacolata, che è opera appunto di Francesco Cassano e Geronimo D'Auria, realizzata intorno agli anni 90 del Cinquecento, sul modello di quella che era l'icona che si conservava nella Cappella Turboli in Santa Maria la Nova a Napoli. Siamo nella cappella dedicata a San Paolino, il compatrono della città di Nola. E San Paolino è uno dei padri della Chiesa Latina e è una figura veramente molto interessante nel panorama del tardo antico. Egli nacque a Bordeaux, in Aquitania, nel 355 e morì a Nola, precisamente a Cimitile, che era il Cemeterium Nolanum, nel 431. È contemporaneo di Sant'Agostino, ma anche di Sant'Ambrogio, di San Girolamo, e lui intrattenne proprio amicizia con gli spiriti magni, possiamo dire, della sua epoca. Egli discendeva da una nobile famiglia senatoria. Il suo nome completo era Ponzio Meropio Anicio Paolino, peraltro dalla famiglia degli Anici, qualche secolo dopo, verrà il Papa Gregorio Magno, ecco, il quale peraltro parlerà di San Paolino in uno dei dialoghi. Ebbene, San Paolino venne a Nola in qualità di governatore della Campania, come governatore della Campania, e cosa strana, stabilì la sua sede non a Capua, dove ordinariamente risiedeva il governatore, ma a Nola. Perché a Nola? Presso il sepolcro del prete Felice, quello che si chiama Felice Impincis, da non confondere col vescovo Felice, il protovescovo morto nel 95. E lì a Cimitile c'era questo sepolcro che poi nel tempo divenne molto celebre proprio grazie all'opera di San Paolino, che si ritirò lì. Ecco, l'opera di San Paolino, sì. Quali sono le caratteristiche principali, le azioni principali per cui viene ricordato questo santo vescovo? Beh, San Paolino intanto ricevette il battesimo nel 389, e poi nel 394 fu ordinato sacerdote. Intanto lui era sposato, perché prima non c'era la disciplina che vige attualmente del celibato, quindi era già sposato con una nobile e santa donna che si chiamava Terasia ed era spagnola, e a lei si deve proprio la conversione tra virgolette di San Paolino, anche se San Paolino non era mai stato un pagano proprio stricto sensu. Però, come spesso capitava, ricevette il battesimo in età adulta. E questa donna è stata veramente l'artefice del suo cambiamento radicale. In effetti San Paolino ha dato un calcio a quelle che erano le sue attività. Lui è stato edile, pretore, console, eccetera, e aveva una bella vena poetica. Una bella vena poetica che utilizzerà poi per scrivere dei carmi di intonazione cristiana, ovviamente. Era uno degli uomini più ricchi della sua epoca. Si parlava dei Regna Paolini e le sue ricchezze, immagini, arrivavano fino all'Italia. Erano in Spagna, in Aquitania, in Italia, fino a Fondi. Ci sono ancora Fondi, dei toponimi addirittura, che ricordano la figura di San Paolino. Ebbene, San Paolino dà un calcio
a tutto questo, con grave scandalo, possiamo dire, di quell'epoca, fece scandalo, fece scalpore la notizia di quest'uomo che con la moglie e alcuni servi della loro casa si vendette tutto prima, vendette tutto e si ritirò a vita, possiamo dire, monastica, ante litteram, a Cimitile. Lì costruì un ospizio per i poveri e sopra questo ospizio una casa dove risiedeva lui e poi nel tempo abbellì questo sito, che in effetti era semplicemente una tomba, cioè era la tomba di Felice e altre tombe pagane, e abbellì questo sito con varie basiliche, vari luoghi di culto, arricchiti anche dalla presenza di molte reliquie. Costruì appunto questo ospizio per i poveri, un porticato, fontane, mosaici, eccetera, che lui stesso poi nelle sue opere descrive minutamente. Ecco, San Paolino, possiamo dire, fece di Nola un crocevia dello spirito, come è stata definita, un crocevia dello spirito. Cioè Nola era diventato veramente un centro di attrazione, di polarizzazione, proprio grazie alla figura di Paolino. Una figura interessantissima, dotato di un carisma, di una umanità veramente notevoli. Addirittura i perlatores sarebbero i corrieri, i postini che portavano la corrispondenza da una parte all'altra dell'impero, addirittura soggiornavano mesi da Paolino, attratti, non se ne andavano, erano attratti anche dalla figura di questo asceta, che viveva una vita monastica, sia lui sia la moglie, no? E lui stesso descrive la giornata vissuta nella preghiera, nel lavoro e soprattutto nell'accoglienza anche dei pellegrini, dei tanti pellegrini che accorrevano alla tomba di San Felice, perché il culto di San Felice, almeno come dice Paolino, all'epoca sua era un culto molto esteso. Dice, lui usa proprio il verbo rarescere, dice Roma rarescit, Roma si svuota, si spopola il giorno della festa di San Felice. A Felice lui dedicherà vari componimenti che si chiamano Carmina Natalicia. Lui ne scriveva uno all'anno, ogni 14 gennaio, per ricordare la figura di questo santo prete morto nel III secolo. Siamo nella cripta di San Felice. Qui ha origine tutto, ha origine il culto e ha origine la diocesi di Nola. Sì, e questo è il luogo più rappresentativo della nostra diocesi, è il luogo dove si venera il primo vescovo della diocesi di Nola, Felice. Un luogo sotterraneo rispetto al piano di calpestio della strada e sottoposto alla basilica cattedrale. È appunto un luogo importante, oggi una cripta, dove i recenti scavi archeologici che sono stati condotti qui qualche anno fa hanno messo in luce le strutture di una domus romana, una domus di cui si intravedono i resti di affreschi, probabilmente facenti parte dell'area di un'esedra, probabilmente di un'area aperta di questa domus, e probabilmente proprio in questo luogo fu sepolto il corpo di Felice. E sin dall'antichità, sin dalla fine del primo secolo dopo Cristo, questo luogo è stato ritenuto un oggetto di grande devozione, tanto è vero che l'intero muro, che è un muro romano
è stato tagliato ed inglobato in una prima fabbrica religiosa sorta tra V e VI secolo, una prima basilica dedicata sempre al protovescovo Felice. E di questa antica basilica, di questo luogo venerato, si conserva soprattutto questo marmo. Questo è un marmo di spolio, un marmo da cui la tradizione vuole stigli attraverso un'apertura che è contenuta all'interno di questo tabernacolo in argento realizzato all'inizio del Novecento, stilla un liquido biancastro chiamato manna, che viene definito come un umore che stilla proprio il corpo del santo due volte l'anno, il 15 novembre, che è il giorno della festa di San Felice, e l'8 dicembre. Questo luogo quindi è stato da sempre venerato, e ce n'è testimonianza anche la stratificazione decorativa che si trova su questa parete. Ecco, ci sono degli affreschi, sì. Chi raffigurano? Sono affreschi che purtroppo sono lacunosi, ma sono rappresentativi proprio della cultura e della tradizione di fine 300 per quanto riguarda questa immagine lacunosa di un santo vescovo. Non sappiamo se possa essere identificato con San Felice, mentre sicuramente è San Felice l'altra immagine. È Felice seduto in atto benedicente, ed è un affresco che come cultura figurativa ci riporta alla fine del 1400 e primi del 500. Interessante invece è la presenza in questo luogo di due notevoli pezzi. La croce era impreziosita da pietre e da forse paste vitre, di cui oggi non se ne conserva traccia. È un pezzo notevole perché sicuramente è una lastra di epoca paleocristiana e che probabilmente costituiva quello che era il primo altare della Basilica Feliciana, quella basilica edificata tra V e VI secolo, e di cui gli scavi archeologici ci hanno permesso di ritrovare anche quella che era l'impronta che dimensionalmente corrisponde appunto a questa croce, una croce importante caratterizzata dai simboli di alfa ed omega, che sono tra l'altro anche invertiti, la fine e il principio, cioè la fine di questa esistenza terrena e quella che è appunto la vita ultraterrena. Simboli tra l'altro ci sono, come i candelabri, come questi tralci d'uva che incorniciano appunto l'intera croce, che ci richiamano, secondo anche studiosi che si sono interessati appunto di questo manufatto, sia alla tradizione eucaristica che a quella di tradizione appunto funeraria, perché probabilmente il manufatto, costituendo l'altare della confessione, cioè del luogo dove la tradizione voleva che fosse stato nascosto e posto alla venerazione dei fedeli, Felice poteva caratterizzarsi questo pezzo con una duplice funzione, sia quello di altare appunto della memoria che di altare appunto eucaristico. È un pezzo notevolissimo che trova un suo confronto importante con una croce analoga che si trova nella chiesa di San Gennaro alla Solfatara a Pozzuoli, anche lì un luogo di forte venerazione legata appunto a San Gennaro. Ma la nostra cripta custodisce anche l'altro prezioso gioiello, che è questo rilievo di Cristo fra i 12 apostoli e i simboli degli evangelisti, un prodotto sicuramente della scultura di
fine 200, alla metà e la fine appunto del 200, la cui originaria collocazione ancora appunto ci è ignota, ma sicuramente questo pezzo proveniva dall'insula Episcopalis, cioè la cripta oggi come in antico è parte di un tessuto appunto architettonico e territoriale che si è costruito appunto intorno e che costituisce quella che è l'insula, cioè la cripta, la basilica, la chiesa paleocristiana dei 12 apostoli, da cui non è improbabile possa provenire questo notevole pezzo di cultura appunto federiciana, il palazzo episcopale e l'antica chiesa medievale di San Giovanni, la cui titolazione potrebbe rimandarci anche ad un'area probabilmente destinata al battesimo, ad un'area di un antico baptisterium. C'è da dire tra l'altro che noi oggi visitiamo queste fabbriche, le vediamo in un loro tessuto moderno, con la presenza di tante testimonianze antiche poste in maniera un poco qua e là visibili, proprio perché la cattedrale è stata più volte appunto ricostruita, ma in antico questi edifici avevano un loro aspetto completamente diverso. La nostra stessa cripta feliciana ci viene descritta dalle fonti antiche, in particolare dalle fonti cinquecentesche, con un assetto di una vera e propria basilica. Ci vengono descritte anche delle file di colonne che oggi sono completamente scomparse all'interno di questo edificio, ma nell'intera area di quest'insula, anche nell'attiguo palazzo vescovile, le cui testimonianze rimontano sicuramente già all'anno 1000, si ritrovano tanti materiali di spoglio, tante colonne, tanti capitelli antichi, quindi che facevano parte appunto dell'assetto di questi edifici, che provenivano addirittura da quelli che erano gli edifici pagani, gli edifici non cristiani che erano presenti in quest'area, i cui materiali erano stati riutilizzati nelle fabbriche cristiane. Siamo all'interno della Cappella del Santissimo Sacramento, un altro dei luoghi preziosi custoditi nella Basilica Cattedrale di Nola. Basilica Cattedrale che non è soltanto un luogo di fede, ma è anche una parrocchia e anche un luogo dove c'è tanto impegno civico, impegno per le persone, per la comunità. Con noi Anna Maria Rachiglio, presidente dell'Azione Cattolica Parrocchiale, un luogo, una comunità, un gruppo di persone che si impegnano per dare delle risposte a chi più ne ha bisogno. L'Azione Cattolica di questa comunità parrocchiale conta ad oggi 110 aderenti e affonda le sue radici in una storia un po' più lontana, agli inizi degli anni 40, quando fu costituita la prima associazione, che allora si chiamava Gioventù Italiana di Azione Cattolica, GIAC, che fu intitolata a San Paolino, che è il santo vescovo di Bordeaux, compatrono insieme a San Felice della nostra città e della nostra diocesi. Da allora l'associazione non ha mai smesso di avere vita all'interno di questa comunità parrocchiale. Infatti i giovani e i bambini che diedero vita alla GIAC negli anni 40 sono oggi tra i soci più adulti dell'associazione e rappresentano un po' le radici stabili, le fondamenta su cui noi nuove generazioni di soci siamo orgogliosi di crescere. Sono anche degli esempi. Sono certamente degli esempi per tutti noi, sia piccoli che giovani che adulti.
adulti, perché questa è la composizione dell'associazione parrocchiale. Ci sono le due articolazioni dei settori giovani ed adulti e l'azione cattolica dei ragazzi, che prevede il coinvolgimento dei bambini dai 6 ai 14 anni. Quali sono le attività che vengono poste in essere in favore alle diverse categorie di persone che afferiscono all'azione cattolica? L'associazione all'interno di questa parrocchia può essere definito un po' il braccio armato del parroco, ed è sempre stato così, sin dagli inizi. È il braccio armato della fede e della carità. Infatti ai soci di Azione Cattolica nei vari gruppi è affidata l'animazione liturgica delle celebrazioni domenicali, la cura dei ragazzi durante il periodo di formazione per la prima comunione, del post-comunione, durante la cresima, e dei giovani, per i quali è sempre un po' più complicato avvicinarli e inserirli all'interno della comunità parrocchiale. Ed è proprio cura del settore adulti e del settore giovani due delle attività rappresentate e concretizzate da arti figurative, che sono un po' il fiore all'occhiello di questa comunità parrocchiale, e sono la progettazione e l'allestimento del presepe nel periodo di Natale e dell'altare della Reposizione nel giorno del Giovedì Santo. Due strumenti di devozione e di culto concretizzati attraverso le arti figurative, che invito tutti a venire a vedere. E che sono anche dei momenti in cui c'è un grande coinvolgimento, una grande aggregazione. Certo, e sono l'occasione per offrire al popolo, che non sempre afferisce alle attività della nostra comunità parrocchiale, di raggiungerci e di fare con noi questa esperienza di fede e di spiritualità. Spirito.